Il tema di stasera è la quarta tappa, come diceva cortesemente. Mi scuso sempre se sono stato un po' disordinato in queste cose, ma quarta tappa di un avvicinamento all'unità nazionale che è partito dagli inizi, dalla metà del Settecento, e si è poi fermato su una serie di date, di momenti: il Settecento riformatore, l'età francese, le rivoluzioni del 20-21 e quindi il rapporto, la nascita, come dire, di quella grande parola d'ordine che è Costituzione. Ora toccheremo un'altra grande parola che è rivoluzione, finiremo poi la data è di maggio, se ricordo bene, anche su quella dobbiamo essere certi, no? Che invece riguarderà proprio il momento della unificazione, unità. Come ho già detto nelle altre occasioni, e lo ripeto perché vedo anche qualche volto nuovo e mi fa piacere, ma credo che sia il filo conduttore di tutto questo, che l'unità, in cinque lezioni sul Risorgimento, che l'unità sia esplicitata come parola chiave, come parola d'ordine, solamente nell'ultimo capitolo, nell'ultima tappa, e che di essa io abbia fatto fino adesso, e tutto sommato farò ancora anche oggi, un uso molto parsimonioso, molto portato a immaginare per me e a far immaginare voi che quello che è accaduto, cioè l'unificazione territoriale di quasi tutta la penisola italiana, alcuni pezzi naturalmente si completeranno quasi nell'immediato, e poi con la Prima Guerra Mondiale, quello che è accaduto non è qualcosa che era destinato ad accadere esattamente in questi termini. Il processo risorgimentale è un processo aperto, non è una marcia teleologica, come si dice, cioè un processo del quale l'appuntamento è già scritto prima. Questo naturalmente apparteneva molto al patriottismo risorgimentale che vedeva, vedeva in Pietro Micca, Balilla, avevamo tutta una Francesco Ferrucci a Gavinana contro gli spagnoli, c'è tutta una galleria, per così dire, di eroi recuperati dai passati più diversi che devono spiegare che in fondo il destino dell'Italia era quella di finalmente a un certo punto trovarsi unita esattamente nelle forme e nei modi in cui si unisce nel marzo del 1861. Non è così. Così come è vero che dalla metà del Settecento si discutono in Italia, come in altre parti d'Europa, problemi importanti, e quindi, e questo è un altro filo rosso che in qualche modo deriva dal primo e a cui io tengo molto, e cioè il processo risorgimentale italiano è essenzialmente un processo di riaccostamento della penisola italiana, uso l'espressione penisola italiana in modo che ci potete mettere dentro tutte le formazioni politiche che vi appartengono, dal regno borbonico a quello sabaudo, al Granducato di Toscana e persino al papato, che sarà uno dei protagonisti naturalmente della lezione di oggi. Tutte queste varie parti della penisola italiana sono, in misure diverse, momenti diversi, con risultati diversi, tutte investite da un processo di riaccostamento al grande mondo dell'Europa moderna, dalle quali si erano via via separate, pur essendo la penisola italiana certamente alle origini. E lo dico con grande enfasi, alle origini della modernità europea, perché noi siamo comunque, attraverso un 400 umanistico e delle grandi esperienze politiche signorili e il Rinascimento della prima metà del 500, non c'è dubbio che noi ci presentiamo, l'Italia, chiamiamola così, ma è già un termine impegnativo, la penisola italiana si presenta sicuramente come il luogo nel quale sono germinate potenti elementi, non tutti, ma potenti elementi di quelli che noi chiamiamo la modernità europea. Tutto questo alla metà del Settecento appare totalmente compromesso ed è nel processo di riaccostamento di questa penisola italiana, prima grande protagonista della civilizzazione moderna dell'Europa, poi ormai periferia di quella civilizzazione, che si produce anche la necessità di una riconsiderazione dell'assetto politico dell'Italia, e alla fine,
alla fine, proprio nella stretta di quello che si chiamerebbe il tempo breve, nella crisi, diciamo, tra il 59 e il 61, l'emergere di quella soluzione che noi storicamente conosciamo, e cioè l'unificazione territoriale, che è una cosa assolutamente non data, quindi la penisola non mantiene peculiarità, distinzioni politiche che l'avevano contraddistinta per secoli e secoli, ma sceglie una unificazione territoriale e tutto questo sotto la regia, diciamo, sotto l'egida, con la conquista, se vogliamo anche usare un'espressione un po' più forte, del sovrano che occupava in quel momento il posto di re di Sardegna, cioè del sovrano di Torino, naturalmente, perché sapete che il regno di Sardegna è in realtà il Piemonte Sabaudo e dopo il congresso di Vienna anche la Liguria e Genova, e l'isola di Sardegna si chiama regno di Sardegna, per chi volesse sempre chiedersi perché questo Piemonte così importante lo si chiama regno di Sardegna, perché era un regno la Sardegna. Non esistevano molti regni nella penisola italiana, diciamo per tradizione antica. Uno era la Sicilia, naturalmente, l'altro è la Sardegna e l'altro era il Regno di Napoli, poi diventato viceregno. Tutte le altre formazioni politiche erano ducati, granducati, quello di Savoia in particolare, e quindi la trasformazione del ducato di Savoia in un regno avviene con le guerre di successione del primo Settecento, e questa investitura di regno però non può avvenire se non attraverso la trasmissione di una corona che sia tale nel quadro delle corone possibili. Quindi viene, per così dire, trasferita insieme all'isola la corona di regno. Per qualche anno il Piemonte aveva avuto la Sicilia, poi viene scambiata con la Sardegna. La corona di Sardegna viene posta sul capo del duca di Savoia, il quale a questo punto da duca diventa re, nel quadro generale di quelle che sono appunto le titolarità medievali, moderne, di antico regime. Per cui noi continuiamo a chiamare regno di Sardegna, ufficialmente è un regno di Sardegna, proprio perché non potrebbe mai chiamarsi regno di Piemonte o regno di Savoia, perché la Savoia era un ducato, come pure il Piemonte era un ducato. Scusatemi tutto questo, e adesso vediamo questo accostamento progressivo che abbiamo colto nelle prime tre lezioni, e adesso lo ritroviamo nel 48, come diciamo prosegue, si rinnova e si trasforma, perché il 48 è il 48, appunto nella fase rivoluzionaria europea che comincia con il febbraio del 1848. Oi, caro Arturo. Sono stato dirottato altrove. Comincia con il febbraio del 1848 a Parigi, anche se noi, se dal quadro europeo dobbiamo stringerci un attimo nella visione del quadro italiano, sappiamo che il primo moto non è stato quello della Parigi del 23-24 febbraio del 1848, ma quello che a Palermo nel gennaio del 1848 induce, sollecita, obbliga Ferdinando II a dare la Costituzione alla Sicilia e poi anche all'intero regno delle due Sicilie. E anche qui potrei intrattenervi sul perché e per come l'antico regno di Napoli si cominciasse a chiamare, a partire dal 1815-16, regno delle due Sicilie. In qualche modo quindi una primogenitura del grande moto che noi chiamiamo la Primavera dei Popoli, il 1848 europeo, nasce da un episodio sufficientemente locale, del tutto periferico rispetto a dove poi esplode il cuore della questione del 48, che è la Sicilia divenuta nuovamente unita a Napoli, nuovamente in maniera sempre più sofferente e insofferente, il 12 gennaio del 1848 con la rivolta di Palermo, che poi si allarga all'intera isola. E questo ci aiuta a provare in questo nostro incontro a camminare su due binari talvolta paralleli, talvolta più separati, talvolta incrociati, che sono la rivoluzione italiana, chiamiamola, cioè quella che nasce intorno a problemi specifici della società italiana che si erano già venuti maturando, come ho raccontato nelle tre precedenti lezioni, e invece il 48 europeo.
Il 48 europeo è un momento tra i più importanti della storia dell'Europa plurisecolare, diciamo, dell'Europa moderna e contemporanea, certamente è tra i maggiori avvenimenti del XIX secolo e probabilmente, con un'estensione vasta veramente degli ultimi due secoli, l'espressione d'altra parte 48 per indicare un disordine improvviso e che non riesce a trovare rapidamente una soluzione è diventata così familiare a tutti quanti, giustificata appunto da quella che è la rivoluzione che accende in maniera diversa ma contemporanea praticamente tutta l'Europa, Italia compresa, tutta l'Europa. L'Europa che va dalla Francia fino agli stati tedeschi, l'impero asburgico e l'Italia. Dove si sommano, e questa è la prima bellezza e anche complessità del 48, tanto si sommano cronologie diverse, tant'è vero che noi parliamo del 1848, ma in realtà è un biennio rivoluzionario che trova la sua conclusione definitiva solamente nel pieno del 1849, questo tanto nello spazio europeo quanto nello spazio italiano, ed è soprattutto una rivoluzione che così sembrerebbe mossa da intenti chiari, precisi sin dall'inizio e da soluzioni chiare e precise sin dall'inizio e omogenee tra di loro, in realtà è una somma di rivoluzioni non solo disposte diversamente nel teatro europeo, per cui i grandi centri sono la Francia senza alcun dubbio, lo spazio tedesco, il mondo tedesco, l'impero asburgico e l'Italia, che metto in quarta non perché la ritenga delle quattro la meno importante, ma perché penso che su di essa poi dobbiamo guardare meglio nelle sue specificità, perché, ripeto, al tempo stesso ne possiamo anche dire che c'è un 48 italiano in qualche modo non strettamente dipendente dal 48 europeo, così come invece è anche giusto dire che il 48 italiano è profondamente dipendente dal 48 europeo. Perché e per come dobbiamo provare a capirlo in questa occasione. La rivoluzione europea nasce in Francia con la rivoluzione di febbraio, che avrà poi un suo secondo momento a giugno del 48, dopo una fase di repressione, con una fase poi repressiva che conduce anche alla soluzione finale poi della nascita, della fortuna, diciamo, del nipote di Napoleone, Luigi Bonaparte, e quindi Napoleone poi terzo imperatore dei francesi, e prosegue poi più o meno quasi contemporaneamente sul teatro viennese, impero asburgico, dove la rivoluzione scoppia il 13 di marzo, sul teatro tedesco, dove la rivoluzione scoppia a Berlino e negli altri a Francoforte, più o meno anche qui nel marzo del 1848, e in Italia, dove più o meno in quegli stessi giorni, primi di marzo del 1848, caro Alberto di Savoia, sulla base di un generale sommovimento che era nato a Napoli, immagina che sia venuto il momento di dichiarare guerra all'Austria e quindi accendendo speranze straordinarie su quello che può essere l'esito di una lunga battaglia, di una lunga riflessione patriottica che era arrivata ad alcune conclusioni, diciamo così, proprio a ridosso dello scoppio della rivoluzione a Napoli e quindi della Costituzione data da Ferdinando II, come ricordavo prima, e poi dall'accendersi di tutte le speranze nel momento in cui Carlo Alberto dichiara guerra all'Austria. Le cose sono separate e stanno insieme. E durante queste rivoluzioni non c'è solamente una topografia della rivoluzione del 48 a tenere presente, nel senso che appunto si svolge su vari teatri che hanno ciascuno il proprio sviluppo, ma anche ciascuno la propria interdipendenza con gli altri teatri. Non solo c'è da fare una cronologia del 48 e dicevo 49,
perché si susseguono fasi diverse di rivoluzioni, repressioni, riprese, cambiamenti dello spirito rivoluzionario nel corso della ripresa, che toccano praticamente tutti questi teatri in modo diverso. E poi c'è da comprendere che all'interno del 48 gli attori sono molti, diversi, in parte convergenti nelle loro aspirazioni, in parte risolutamente divergenti nelle loro aspirazioni. Il 48 mescola insieme non solo teatri di operazione, non solo cronologie che collimano, avete visto, marzo del 48 diventa una cosa che unisce un po' tutti, però poi gli esiti sono totalmente diversi e non li ritroviamo forse insieme se non alla fine del 49. Ma quello che è più importante nella rivoluzione del 48 è la pluralità dei soggetti politico-sociali che emergono nel corso di questi processi rivoluzionari e che quindi rendono nel nostro caso, cioè nel caso del 48 italiano, la cosa un po' più complicata, perché essendo esso anche una tappa del processo di unificazione nazionale, si tende a immaginare che il fronte sia un fronte abbastanza chiaro. Il patriottismo italiano da una parte, gli antagonisti del patriottismo italiano, non dico nemmeno il processo unificatore, perché ho spiegato perché non lo dico, dall'altra parte. E non è così. Non è così, lo rivela tutta la stagione delle repubblicana del 49 italiano. Anche l'Italia partecipa, come vi partecipa soprattutto la Francia, come vi partecipa in parte anche la stessa Austria, come agita tutto il mondo tedesco, una distinzione tra quelli che noi chiamiamo liberali, che poi a volte sono liberali moderati, talvolta sono anche liberali conservatori, democratici repubblicani, democratici invece anche tendenzialmente costituzional liberali e poi anche socialisti. Anche questione operaia, perché dentro il 1848 c'è anche l'uscita del manifesto di Karl Marx, il manifesto del Partito Comunista, che contiene una analisi rapida ma efficacissima del punto a cui sono arrivati le lotte operaie, lo sviluppo del processo industriale europeo, inglese soprattutto, ma anche tedesco e anche francese, qual era arrivato nel 1848, l'emergere di un soggetto storico nuovo e l'annuncio di una rivoluzione borghese, quella compiutasi tra il 1789 e il 1848, che è anche una rivoluzione politica, ma è anche una rivoluzione economica, è la rivoluzione industriale, che ha generato, spiega Marx nel corso del breve ma intensissimo saggio che noi chiamiamo Manifesto del Partito Comunista, ha generato un nuovo soggetto, una nuova classe, dice Marx, che è il proletariato di fabbrica. Non sono generalmente i poveri, ma sono coloro i quali sono nati dentro la rivoluzione industriale, sono gli operai delle fabbriche, sono coloro i quali e in qualche modo sono quelli che non hanno niente da perdere se non le loro catene e devono, anche un'altra immagine di quel manifesto, devono riprendere le bandiere che la borghesia ha gettato nel fango. Quindi questo 48, che sembra l'apogeo della civiltà liberale, è già, perché le parole d'ordine sembrano quelle quelle che vi ho annunciato già nel 2021, Costituzione, parlamenti, libertà di stampa, libertà di associazione, dentro questo spettacolare rappresentazione di un obiettivo c'è anche chi dice che questo obiettivo altro non è che un esiguo frammento di un tradimento ormai già consumato di tutte quelle parole d'ordine dalla borghesia europea, lontana ormai, secondo il Marx del manifesto, da quella che era l'azione propulsiva e la vera, come dire, sincera battaglia per la libertà che essa aveva condotto per il proprio interesse, ma anche per l'interesse che definiremo generale, con la rivoluzione del 1789. Quindi tutto questo è complicato, perché nel momento in cui noi abbiamo
la difficoltà dell'affermazione di queste parole d'ordine liberali non è che le costituzioni si siano già realizzate, ci sono solamente in Inghilterra e c'è nella Francia di Luigi Filippo e in qualche stato tedesco. In Italia non c'è nulla di tutto questo, tant'è vero che viene salutata con grande eccitazione la Costituzione che Ferdinando di Borbone dà nel gennaio del 1848, così come suscita naturalmente entusiasmo la concessione del cosiddetto statuto albertino, cioè lo statuto, la Costituzione che Carlo Alberto dà al suo regno il 4 marzo del 1848. Ma tutto questo, la Costituzione dei Parlamenti, le Costituzioni eccetera, non è fatto, si fa nel 48 e si fa contro una parte dell'Europa che ancora è tenacemente legata ad un'impostazione, per così dire, restaurativa, che non è più l'antico regime, perché l'antico regime si è comunque consumato dappertutto, non ci sono più ordinamenti feudali, c'è l'uguaglianza giuridica dei cittadini, ci sono anche forme, ci sono state, e si mantengono in alcuni casi, appunto gli stati tedeschi, forme di costituzioni octroyées, concesse, cioè che non hanno ancora toccato il principio della sovranità popolare, ma mantengono ancora il principio di una sovranità regale, ma concedono la Costituzione. Ci sono varie ipotesi sul campo che sono tutte però altro da quello che è la grande battaglia del liberalismo europeo nella prima metà dell'Ottocento per ottenere, di cui il 20-21 e soprattutto il 30 con l'affermazione di questi principi nella Francia di Luigi Filippo, tutto questo naturalmente è una complicazione del quadro. Perché se noi avessimo già una borghesia così ben assestata, come in qualche modo Marx la mostra, ma la mostra pensando soprattutto all'Inghilterra e in parte alla Francia, a cui sono rivolte essenzialmente le parole del manifesto, però altrove non è così. E quindi le geometrie sono molto variabili. Quello che sembra molto progressivo in un luogo è probabilmente assai più moderato in un altro. Le forze sociali che in qualche modo devono cercare di allearsi nelle situazioni più, come dire, arretrate, come tenta di accadere anche in Italia, e invece divergono profondamente come in Francia, qua dove la situazione è molto più matura e dove quindi il problema sociale, il problema che non basta una Costituzione liberale come quella di Luigi Filippo, ci vuole altro ormai per la Francia della metà del XIX secolo, tutto questo porta nel campo, non consente alleanze, consente scontri anche violentissimi, repressioni assai violente, che stritolano tra l'altro nel caso della Francia, come stritoleranno poi nel caso dell'Italia, quella parola importante e già tanto agitata nel pensiero europeo, nella pratica europea dei primi decenni dell'Ottocento, che è democrazia. Perché noi per democratici cominciamo a immaginare una serie di posizionamenti politici ovunque in Europa dentro i quali non c'è solamente più l'orizzonte politico-costituzionale come c'era stato per esempio nel 2021 quando si era discussa della Costituzione di Cadice, non la Costituzione francese, no, ormai i democratici, il mazzinanesimo stesso in Italia, ma se no c'è Blanqui, c'è tutto il mondo francese, c'era stato Proudhon qualche tempo prima, ci sono i nuovi pensatori tedeschi a cominciare ovviamente sia da Marx che da Engels, il democratico ormai introietta in sé una battaglia sociale. Non è più solo una battaglia del diritto politico, il diritto di rappresentanza, il suffragio universale, e si sono in funzione di una riflessione sulla produzione della ricchezza e sulla redistribuzione della ricchezza, quindi il tema, come dire, della riproduzione economica, che è all'ordine del giorno in tutte le democrazie europee. E quindi in alcuni casi esse dovranno gioco forza trovare un'alleanza con il mondo liberale più avanzato, in altre invece lo scontro aperto sarà proprio con il liberalismo più avanzato, perché in qualche modo è diventato, come Marx appunto spiega, il vero avversario del
delle società europee, perché è l'Inghilterra liberale ma classista e capitalista e imperialista della fine della metà dell'Ottocento, e la Francia liberale di Luigi Filippo, che è tuttavia anche la Francia della Rochissevaux, cioè di una forma economica che dichiaratamente favorisce la finanza, l'investimento di capitale, le avventure coloniali, non ancora nella dimensione forte che assumerà col Secondo Impero, ma certamente già con l'Algeria. E di tutto questo l'Italia in qualche modo si ritrova anche nel teatro tedesco moltissimo, nel teatro austriaco un po' meno, ma anche lì. In Austria, che io ho studiato meglio avendo lavorato sul Principe di Metternich, l'Austria degli anni 40 è in una fase di trasformazione capitalista che sta generando anche un mondo democratico di opposizione, però essa ancora rimane sotto il regime, diciamo, metternichiano, un paese nel quale non si parla di costituzioni. E allora lì vedete bene la contraddizione. Il tuo avversario sarebbe il nuovo liberalismo che accompagna la modernizzazione dello Stato asburgico per il mondo, diciamo, democratico, ma al tempo stesso, se tu combattessi quel nemico, staresti facendo il gioco del nemico ancora più nemico, che dovrebbero essere tutte le forze reazionarie, conservatrici, dissolutrici delle grandi borghesie agrarie ungherese e quella prevalentemente boema. Che sono ancora, diciamo, per usare uno schema molto rozzo, più indietro ancora, cioè sono ancora in una condizione di conservazione del quadro politico istituzionale, del quadro politico precostituzionale dell'Austria. Le geometrie quindi di questo 48 sono variabilissime ovunque esse si trovino, e stabilire, per così dire, un filo conduttore è non solo molto difficile, ma in una certa misura potrebbe anche apparire inutile, fuorviante, perché comprime il processo storico e non lo lascia respirare per come esso si è determinato. E poi ci sono i processi che appartengono più strettamente agli equilibri internazionali. Gli effetti valanga, gli effetti che si producono a cascata nel quadro europeo, dipendono essenzialmente dal fatto che nel 48 va definitivamente in pezzi l'equilibrio di Vienna, che era un equilibrio che proprio così granitico non era mai stato, e lo si era visto già nelle rivoluzioni del 20-21, lo si era rivisto nelle rivoluzioni del 30, lo si era rivisto ancora nelle crisi internazionali che riguardano la cosiddetta questione d'Oriente negli anni 30, e non è improprio dire che la maggiore crisi internazionale che vive l'Europa della prima metà dell'Ottocento, e da cui in qualche modo si generano, in qualche modo, non del tutto, sicuramente anche i processi, le accelerazioni del processo dell'unificazione italiana, e cioè la guerra di Crimea. La guerra di Crimea è figlia diretta del 48-49, della rottura degli equilibri del 48-49. L'Europa dopo il 48-49, le tessere del mosaico europeo non stanno più insieme come stavano prima. E questo vuol dire che nel frattempo hanno smottato le cose. Il 48 è anche uno smottamento del sistema delle relazioni internazionali. Perché, per ritornare agli aspetti di avvenimenti, non è certamente il fatto che la rivoluzione scoppi in Francia, e scoppi chiaramente come una rivoluzione sociale, cioè è una insofferenza sociale rispetto a una condizione economica che da quasi 20 anni ha portato la monarchia di luglio a diventare la paladina di alcuni dei ceti borghesi nuovi, non borghesi vecchi, perché sono il mondo della finanza, il mondo dell'impresa, il mondo del capitale, in una maniera anche talvolta spudorata ma forte, con una capacità. La Francia di Luigi Filippo è una Francia che ha ritrovato assai abbastanza prepotentemente il proprio posto non solo nel sistema delle relazioni internazionali, ma anche nel sistema della nuova economia industriale. Se noi prendiamo la Francia del 1815-1820 rispetto all'Inghilterra, l'Inghilterra è cresciuta enormemente fino al 1848, ma la Francia ha fatto una rincorsa
notevolissima che le consente di recitare un ruolo internazionale e di avere delle forme di ricchezza e di presenza nel mondo assolutamente ragguardevoli. Ma tutto questo al prezzo di una diseguaglianza sociale che non consente, che appunto fa sì che tutte quelle correnti che la rivoluzione francese aveva generato, che non si erano mai del tutto sopite in Francia, del repubblicanesimo democratico, ricordiamo che nel 1830 la soluzione di Luigi Filippo è una soluzione tampone, viene messa lì per evitare che ci sia un'ondata controrivoluzionaria, ma altrimenti il disegno era la proclamazione della Repubblica nell'intento dei rivoluzionari del luglio del 1830. Questa Repubblica riemerge prepotentemente, questo sogno repubblicano che la Francia ha sempre mantenuto, l'ha talvolta anche, come dire, mistificato attraverso le forme imperiali, come farà poi proprio Luigi Bonaparte attraverso il colpo di Stato dopo essere passato da Presidente della Repubblica Francese nel 1849-51. Quello che è importante è, nello scoppio del 48 francese, questa sua dimensione dichiaratamente sociale, fortemente sociale, i famosi atelier nationaux, le nuove pratiche, dove sociale però non significa, c'è Marx, ma Marx è in una posizione molto, il poi lo investe, come dire, di una responsabilità enorme e naturalmente quindi già ho citato il manifesto. Però sono prevalenti correnti di socialismo libertario, di repubblicanesimo democratico, che riprendono la questione della proprietà. C'era stato Proudhon, d'altra parte, già con il suo scritto su che cos'era la proprietà. Riprendono la questione della proprietà in una maniera, scusate, adesso divago leggermente, ma che è quella tipica del socialismo europeo prima di Marx, dentro il quale la costituzione di una eguaglianza sociale, siamo probabilmente ancora agli inizi dello sviluppo capitalistico e questo lascia più capire, non avviene attraverso forme di statalizzazione, ma attraverso forme di comunità della produzione. Cioè, mentre poi nel Capitale 1870 e avanti voi troverete una soluzione che è una soluzione di tipo collettivistico nazionale, cioè la proprietà viene tutta ricollettivizzata, tant'è vero che all'inizio la rivoluzione fa l'esperienza dei kolkhoz, eccetera, e gli stessi soviet, perché comincia ancora con una tradizione in qualche modo che mescola Marx a Plekhanov, ma è anche al socialismo del primo Ottocento, cioè un socialismo che ritiene che la soluzione della diseguaglianza è certamente da ritrovare nelle condizioni di accesso alla proprietà, proprietà in quanto tale e proprietà dei mezzi di produzione, ma che la soluzione non deriva da una collettivizzazione, per così dire, accentrata, ma dalla creazione di forme molteplici di economie di proprietà collettivizzate. Lo dico e lo devo lasciare, perché naturalmente stiamo parlando di altro stasera, perché questa è una traccia che io avrei immaginato dopo l'89 essere ripresa dal pensiero socialista, invece non è accaduto. Oddio, quando oggi parliamo dei beni comuni c'è un'ombra di tutto questo, ma che il crollo dell'Unione Sovietica come esperienza di una collettivizzazione centralizzata, come dire, quasi eroica, titanica nel suo desiderio di riuscire a creare una condizione di proprietà di tutti, perché tutta centrata nella gestione centralizzata, non implicava che non si, invece che una tradizione socialista che era arrivata a Marx, che lo aveva lambito e contro la quale poi Marx invece attacca pesantemente, l'attacco a Proudhon è pesantissimo, perché lui vede lì come dire, lo stesso rischio che vede in Mazzini. Mazzini non è Proudhon, ma Mazzini ha la
la soluzione dei piccoli produttori, cioè noi non, le forme della produzione le lasciamo il più possibile in gestioni individuali o di cooperative, di piccole comunità, e in questo modo noi manteniamo intatto il rapporto tra democrazia e libertà individuale, che per il mondo democratico e socialista pre-Marx è fondamentale. Tutto questo naturalmente per Marx è difficile da immaginare, perché lui trova che non sarebbe sufficientemente incapace di creare la coesione di questa nuova classe operaia, del nuovo soggetto sociale, la lascerebbe frammentata. E quindi dietro Marx poi verrà Lenin con l'idea del partito, che deve organizzare politicamente tutto questo, e quindi una visione novecentesca del problema, della soluzione al problema della proprietà privata, che è importante e che nasce nel 48, o almeno emerge chiaramente nelle battaglie del 48 con gli Atelier Nationaux, appunto, ma che non mi sembra di poter osservare, non è stata poi mai ripresa con una sufficiente passione teorica dopo il crollo definitivo, diciamo, di quella esperienza da Marx a Lenin e poi all'Unione Sovietica staliniana nel corso del Novecento, come se liberandosi dell'errore novecentesco non si sia voluti andare a ripigliare dalle origini dell'errore, chiamiamolo così, o comunque della via imboccata. Lo scoppio della rivoluzione a Parigi non è solo importante perché mette sul piatto tutta questa serie di problemi e le repressioni che immediatamente dopo intervengono a giugno di tutto questo, ma è importante perché fragilizza un paese, ma lo fragilizza in avanti, un paese la cui riacquisizione nel campo liberale con la rivoluzione del 1830 era stato fondamentale. Cioè la Francia rivoluzionaria, la Francia che ritorna ad essere una frontiera della rivoluzione, non solo accende più in generale appunto nuove speranze rivoluzionarie, ma soprattutto fissa in maniera più forte di prima la separazione della Francia, che era stata invece il cuore e il perno di quello che noi chiamiamo la restaurazione in Europa, il ritorno dei Borbone sul trono francese nel 1815, e quindi, come dire, apre, consente, diciamo, a tutti di immaginare che, così come era accaduto dopo il 1789, si abbia una potente nazione, anche più coraggiosa forse dell'Inghilterra stessa, al fianco di qualsiasi avventura rivoluzionaria. Quindi ha un effetto modello, perché la Francia in rivoluzione significa la Francia in rivoluzione. La Francia rivoluzionaria significa l'espansione della rivoluzione in Europa, così come era puntualmente accaduto dopo il 1789 con le armate napoleoniche, e questa volta accadrà in una maniera diversa, ma accadrà con le armate del Napoleone piccolo, come dirà Victor Hugo. Quindi la Francia annuncia non solo di avere fatto una rivoluzione, ma che le rivoluzioni sono possibili. E qui c'è un effetto domino. C'è un effetto domino che tocca prima di tutto il mondo tedesco, un mondo che non era stato inerte negli anni tra il 1815 e il 1840, dentro il quale c'erano state, era nata, parte che si era sviluppata anche in larga parte del mondo tedesco, la Baviera, la Sassonia, naturalmente la Prussia, una civiltà industriale, lo Zollverein, la nascita dell'Unione Doganale aveva accelerato il processo di sviluppo economico dello spazio tedesco, del mondo tedesco, come ne aveva accelerato le propensioni a leggersi e a viversi come uno spazio, anche qua, tendenzialmente unitario, non territorialmente unito, ma tendenzialmente omogeneo, unitario, al punto da porsi, come poi accadrà
nella dieta a Francoforte, quando viene proclamata appunto la nascita di una Germania allargata, se la questione tedesca debba essere risolta, come dicono i manuali, con una soluzione grande tedesca o piccolo tedesca, cioè che spazio fare all'Austria dentro un mondo tedesco al quale l'Austria apparteneva, ma siccome all'Austria appartenevano tante altre cose, l'Austria era tedesca, ma aveva sempre tenuto a dire che non era solo tedesca, che la sua caratteristica era invece un coacervo molto complicato da gestire di realtà politiche, religiose, linguistiche diverse. Quindi la storia della Germania nel 48 ha un punto molto importante. Intanto per la Germania è il riconoscimento di un processo di avvicinamento degli stati tedeschi che problematizza in una maniera nuova e molto grave la questione del rapporto col mondo asburgico. Il mondo asburgico è parallelamente quindi il ruolo che la Prussia ha nel mondo tedesco. E qui quindi vedete anche qui queste geometrie variabili, perché da una parte il mondo liberale, il mondo di Francoforte, il mondo democratico, il mondo di Francoforte spinge per una soluzione tedesca. Tutto vorrebbe tranne che ritrovarsi tra i piedi in una soluzione grande tedesca quel mondo arretrato, politicamente conservatore che è l'impero asburgico. Però al tempo stesso, e in questo quindi trova una convergenza di intenti con la monarchia prussiana e la forza che essa sta assumendo nel quadro del mondo tedesco. Però dalla monarchia prussiana, e lo si vede perché il re di Prussia dà la Costituzione, dopodiché se la rimangia quando capisce che dietro la Costituzione c'è una ridiscussione della natura della sua sovranità. E però lui lo fa perché si porta dietro il mondo tedesco, e quindi in una visione di unificazione tedesca c'è la possibilità di un'alleanza tra le forze liberali e democratiche del Parlamento di Francoforte e del re di Prussia. Nel momento in cui si scende sul terreno del costituzionalismo e del modo in cui deve funzionare questo mondo, la separazione è violenta e nettissima e repressiva anch'essa, perché il re di Prussia, quando capisce che è diventato improvvisamente, senza essersene nemmeno bene reso conto, un re per la volontà del popolo, per la volontà cioè della dieta del Parlamento di Francoforte, fa marcia indietro e dice: no, ma se avete capito questo, allora io ritiro la Costituzione. E questa è una tensione nel mondo tedesco di grandissima importanza. Il 48 ci svela anche questo, perché il 48 tedesco mette a nudo, ripeto, ormai la maturità di un'idea di unificazione dello spazio tedesco. Risolve anche in qualche maniera, o almeno pone il problema e tende a risolverlo, nella esclusione dell'impero asburgico, che non era assolutamente una cosa pacifica, anche perché dentro questo mondo c'è anche una separazione religiosa evidente. L'Austria è cattolica, una parte degli stati tedeschi sono cattolici, la Prussia è protestante, una parte degli stati tedeschi sono protestanti, quindi non sono, come dire, soluzioni proprio equivalenti o indolori. Ma nel farsi di questo si scoprono le anime della Germania, che ci farebbero venire voglia di ripetere con Croce: una Germania che si può amare è una Germania che non si riesce mai ad amare. Cioè la grande Germania democratica, repubblicana, quella che poi sarà della Repubblica di Weimar, e sarà di Weimar perché c'è dietro la tradizione di Goethe, c'è la tradizione del grande pensiero filosofico tedesco, anch'esso però sottoposto a possibilità diverse di lettura. Hegel apre verso Marx, ma apre anche verso la possibilità di ipostatizzazioni dello Stato assoluto prussiano. Cioè il 48 genera la Germania delle contraddizioni contemporanee, anche delle più orribili e anche degli esiti più disastrosi, perché dentro quello che loro poi continueranno a volere, come dire, chiudere, cercare di tenere insieme, che lo spirito tedesco e l'unità della Germania,
si nascondono in realtà almeno due Germani, probabilmente di più, che combattono in qualche modo una battaglia che però non può mai portare nel 48 a una resa dei conti, perché se si distruggessero tra di loro perderebbero l'obiettivo finale, cioè nel 48 l'unione dell'unità della Germania è accennata ma non è risolta, un conflitto oltre quello che già si scatena intorno alla Costituzione prussiana tra il mondo democratico di Francoforte e le pressioni invece assolutiste sostanzialmente, ma tutte tedescofile del mondo prussiano, non consente di arrivare fino in fondo nello scontro. Il risultato sarà infatti un risultato molto, molto strano, molto, molto contorto. Lo scioglimento del Parlamento di Francoforte lascerà campo a un giovanotto che si chiama Bismarck, che non a caso è andando a Francoforte, ha avuto il tempo di passare nella dimora di campagna del principe di Metternich e avere una settimana intensa ospite del principe di Metternich di chiacchiere, il cui resoconto è, devo dire, straordinario. Anche questo lo derivo naturalmente dal lavoro che ho fatto intorno a Metternich. Quando Bismarck nell'estate del 1851 a Francoforte ormai sciolta va a visitare, a rendere omaggio a Metternich, che nel frattempo è tornato dall'esilio di 3 anni in Inghilterra, di cui naturalmente vi parlerò tra poco. Devo bere un po' d'acqua. Se poi avete bisogno di una pausa, un momento di fumatori con sigarette. Io pensavo agli scritti di Marx sul 48 in Germania, che sono esemplari, ma soprattutto perché di un contemporaneo che riusciva a cogliere quello che succedeva sotto i suoi occhi. Certo, dirlo noi adesso è facile, ma lui l'aveva capito tranquillo. Lui aveva capito queste contraddizioni proprio come le stai sviluppando adesso. Questo è con la genialità di farlo, come dicevo giustamente, da contemporaneo. Insomma, nell'agosto del 1851 un giovane Bismarck, che credo avesse 34-35 anni, va a rendere omaggio nella sua casa di campagna in Renania a Metternich, che è appena tornato da un lungo esilio. Lui ha 35-36 anni, Metternich ne ha già 75-76, sono proprio due generazioni diverse. Ed è carino perché Metternich, quando lo racconta, mi sembra o la moglie di Metternich lo racconta, racconta che è arrivato questo intraprendente giovanotto che ha parlato con Metternich a lungo, che Metternich è rimasto colpito dall'intelligenza, eccetera, insomma, parole di come possono usare le persone di un'età, di, come dire, condiscendenti e apprezzanti di un giovanotto. Che dall'altra parte invece Bismarck racconta, io poi sono stato a, racconta la moglie, sono andato a visitare Metternich e abbiamo avuto anche 3-4 occasioni per parlare insieme a lungo, beh, veramente ha parlato solo lui. Però Bismarck, anche se aveva parlato poco in quei giorni, immaginiamo insomma, questa specie di Nestore della diplomazia che era Metternich in quel momento, e poi con l'aureola quasi del martire che ritornava in patria dopo un esilio più o meno immeritato. Però Bismarck, gli dobbiamo credere in quelle stesse parole alla moglie, io però gliel'ho spiegato, la Germania si deve unire e non si unirà con la diplomazia o con l'intervento dell'Austria, ma come poi lui dirà con parole rimaste famose, ma si unirà solamente col ferro e col sangue. Cioè ci vuole un intervento, per così dire, una guerra, ci vuole una rottura. Ora, le dice Bismarck, è naturalmente facile anche, come anch'io ho provato a fare, notare il decalage, lo spostamento di due civiltà diplomatiche. Metternich lascia il testimone a quello che sarà poi nel secondo Ottocento il punto di riferimento di equilibrio della diplomazia europea, che è la Germania prussiana di Bismarck.
i due grandi congressi di Berlino del 1878 e 1885 che organizzano l'Europa e organizzano il mondo. Ed è facile vedere in questo appunto la fine di un Ottocento ancora, come dire, pacifico e l'emergere di quell'Ottocento duro che poi porta alla Prima Guerra Mondiale. Ma non è questo tanto, perché quando dice questo, in fondo, e poi lo vedremo tradotto a scala italiana, con la Prima Guerra d'Indipendenza, Bismarck mostra di avere compreso nel 1851, quindi quando il 48-49 è finito e sembra che tutto si sia rimesso a posto, mentre nulla è andato a posto, e che questo a posto si potrà mettere solamente con conflitti, con rotture, di cui il 48 è stato certamente la genesi, ma che ancora tutte si devono produrre. E questa cosa non la sa solamente Bismarck. A Bismarck naturalmente attribuiamo il modo più crudo e di averlo pensato e forse anche di averlo realizzato nelle due grandi guerre che prima con l'Austria e poi con la Francia ridisegnano totalmente, non solo danno l'unificazione tedesca, ma cambiano completamente la faccia dell'Europa fino ad oggi praticamente. L'unificazione tedesca non è solo un grande fatto della storia tedesca, è il cambiamento totale della storia europea. Ma anche gli italiani dovranno dire la stessa cosa, in una scala diversa. Anche gli italiani dovranno capire che è solo attraverso il gesto della guerra, della rottura, che l'Italia potrà ottenere quello che desidera. Quindi è un cambio di passo molto significativo, che si determina in Germania con le contraddizioni della Germania e che accompagna la crisi del mondo asburgico. Mentre va in subbuglio la Germania, naturalmente Vienna non può stare ferma. Vienna è la parte più polverosa di tutto questo disegno, la più arretrata, e tant'è vero che è governata dal 1815 formalmente, ma almeno dal 9 e dal 10, dal principe di Metternich, che aveva più o meno una trentina d'anni nel 1809-10 quando prende il potere, e ne ha 70 nel 1875, nel 1848, e che ha sempre tenuto quella posizione che noi poi gli riconosciamo quando diciamo appunto che è stato uno dei grandi avversari del Risorgimento italiano, dell'unificazione italiana, cioè l'idea che non si dovesse muovere nulla in Europa. Era stato, l'ho raccontato nel 2021, in Italia gli 80.000 austriaci che arrivano a Napoli, in Spagna quelli, i francesi che vengono mandati, la repressione della rivolta in Polonia. Naturalmente tutto il vario svilupparsi delle repressioni di movimenti, associazioni liberali in tutte le parti dell'impero, prima fra tutte la Lombardia e il Veneto italiane, nella convinzione, in tante convinzioni, ma quella che ci interessa in questo momento è la convinzione che muovere quelle pedine significava polverizzare l'impero asburgico. L'impero asburgico era il risultato di un mosaico di territori, di popolazioni, di religioni, l'ho detto, confini alcuni molto certi, altri assolutamente implausibili o incerti. Si era condizioni molto diverse, che lo sviluppo della prima industrializzazione che avviene in Boemia, la Boemia diventerà una delle grandi realtà industriali dell'Europa centrale, non diventerà una cosa da poco, e nasce negli anni 40 e crea immediatamente una tensione con il grande latifondo ungherese, che invece è un'altra storia, ma l'Ungheria è un'altra storia anche perché l'Ungheria si ritiene, dicevo prima, dei regni di Sardegna, è il regno di Ungheria che ha una storia rispetto al Ducato d'Austria, poi diventato impero asburgico, totalmente diversa. La nobiltà ungherese si sente una nobiltà di primissimo livello, assai superiore alla nobiltà asburgica, all'aristocrazia asburgica, che comunque è derivata da altre storie. E poi c'è questo pezzo italiano che l'Austria ha sempre voluto e che è diventata una delle parti più ricche
dell'impero e anche quelle più tassate, tant'è vero che i milanesi si lamentano di questo. Però Venezia ha dato insieme a Trieste il mare Adriatico e quindi il Mediterraneo all'impero, che si era sempre dovuto accontentare solo di quella piccola uscita sul fiume, che era ungherese peraltro, croata e nemmeno austriaca. Quindi è un mondo nel quale il principe di Metternich aveva immaginato che l'unica cosa buona da farsi era rimanere il più fermo possibile lui e far rimanere il più fermo possibile tutto intorno. Tant'è vero che nella grande crisi della questione d'Oriente del 39 e 41, dove l'Austria gioca un ruolo importante, la posizione dell'Austria era sempre stata per una intransigente difesa della integrità dell'impero ottomano. L'impero ottomano non si tocca, ma non poteva toccarsi. Se nel momento in cui si toccava l'impero ottomano, l'impero asburgico, che era stato l'antemurale storico dell'impero ottomano, l'assedio di Vienna nel 1683 era stata l'ultima grande impresa militare del mondo ottomano verso l'Occidente, e l'Ungheria avrebbe chiesto i pezzi che appartenevano ai principati danubiani, gli slavi, come poi puntualmente e poco alla volta si disegnerà nella mappa delle grandi questioni balcaniche all'interno delle quali si origina la prima guerra mondiale. Quindi Metternich fermo su tutto. C'è uno straordinario scrittore liberale degli anni 40 che dice l'impero asburgico ormai rassomiglia alla Cina. Perché rassomiglia alla Cina? Perché è come la Cina, sta al centro e sta immobile, cerca di non muovere e di non far muovere per paura di andare in pezzi. Questa idea dell'impero asburgico come Cina, Metternich la porta il giorno... Racconto questo episodio perché mi piace sempre raccontarlo, qualcuno l'ha già ascoltato troppe volte, persino letto. Ma insomma, la rivoluzione scoppia il 13 marzo a Vienna e naturalmente i cartelli dicono, hanno un solo titolo i cartelli dei manifestanti: morte a Metternich, via Metternich, vogliamo muovere. Che parola non sgradita alla corte asburgica, che non aveva mai molto amato Metternich, non voglio scendere gli riconosceva di essere stato un eccellente servitore, soprattutto del vecchio imperatore che era morto 10 anni prima, ma insomma lo vedeva come un uomo che non apparteneva. E poi gliel'avevano giurata perché Metternich non aveva consentito, quando era morto l'imperatore Francesco I, che il trono... Il trono passasse direttamente al nipote, che poi sarà il celebre Francesco Giuseppe, che diventa infatti giovanissimo, era ancora più giovane allora, e quindi la madre avrebbe dovuto diventare la reggente, una soluzione che non piaceva a Metternich, che lo avrebbe un po' tirato lontano dalle cose. Metternich aveva imposto una successione più regolare, che però aveva acuito il malcontento dell'aristocrazia di corte viennese contro di lui. Quindi questo ormai anziano Metternich, 75-76 anni, esce da casa sua alle 9, alle 10 del mattino con questa Vienna ululante, di cartelli e di grida contro di lui, con molta calma, con un elegante vestito con dei pantaloni verdi, così ci vengono raccontati, e un bastoncino elegantissimo con un pomo di cristallo. Immaginate questo vecchio signore che fa un brevissimo tragitto, perché lui era alla Ballhaus, aveva la casa dove c'era anche la sede del Ministero degli Esteri, era alla Ballhaus, traversa la piazza dell'Hofburg, non so se qualcuno la vede, se è stato a Vienna, e dall'altra parte va appunto all'Hofburg, cioè al Palazzo Reale. Fa questo breve tragitto e cerca di spiegare una cosa che, quando io ho studiato Metternich, ho trovato interessante, detta da uno storico anche importante, Alan Sked. Metternich va a spiegare che non bisogna avere paura, che questa è una folla, che insomma un po' di polizia e si rimette tutto a posto, come già era accaduto in tante altre circostanze all'interno e all'esterno del paese. E perora questa causa per ore e ore, non riuscendovi. Lo storico
che ha studiato questa, uno degli storici che ha studiato queste fasi della rivoluzione viennese del 1848, dice: questo è un caso, noi siamo sempre pronti ad immaginare che le rivoluzioni nascono perché si determina un vuoto di potere. La rivoluzione viennese del 1848 dimostra che invece è il vuoto di potere che fa nascere le rivoluzioni. Ed è interessante questa osservazione, perché è quello che effettivamente si verifica. Cioè, Metternich è costretto alle 9 di sera a dare le sue dimissioni, perché ha di fronte schierata tutta la corte asburgica che gli è ostile e una serie di ministri legati alla corte asburgica, boemi più che renani come lui, che sono risolutamente basta. Tu ci stai venendo a vendere le stesse chiacchiere che ci vendi da 40 anni, dici sempre le stesse cose, non hai delle soluzioni, della forza, la cosa, ma perché, per come, insomma, lo fanno letteralmente fuori. Da qui nasce una storia, devo dire, tenerissima per certi aspetti, perché il povero Metternich torna a casa, ha una moglie che alle 10 di sera lo ha visto partire, questo ometto di 75 anni lo ha visto partire per attraversare la piazza e non l'ha visto ancora rientrare, può essere successo di tutto, siamo il 13 marzo del 1848 a Vienna, quindi c'è la rivoluzione nelle strade. Se lo vede tornare, lui ha una frase strepitosa perché dice: siamo tutti morti. È finita. A quel punto lui non sa nemmeno dove andrà a dormire quella notte, perché è diventato così pericoloso. Lui ormai è stato dimissionato, ma rimane il capro espiatorio, anzi la corte lo ha dimissionato, gli ha chiesto le dimissioni proprio per farne il capro espiatorio. E quindi è esposto a qualsiasi tipo di invasione della folla nella sua abitazione, potrebbe accadere di tutto. Non vuole troppo... potrebbe, ha tanti amici naturalmente, ma li comprometterebbe andando a dormire da loro, e quindi a un certo punto prende una carrozza piuttosto anche male in arnese e va via in una campagna, trova una villa lontana da Vienna di un amico, nel quale dorme la notte su un sofà dalle molle, come lui viene chiamato, molto problematiche. E immaginate quindi quest'uomo che alle 9 del mattino era ancora il principe di Metternich, cioè il centro del potere europeo, e che alle 2 di notte, alle 3 di notte, si trova a dormire su un divano di un malmesso di una casa di campagna, senza chiare prospettive su dove andare. E infatti lui scappa in Olanda, perché lui era amico della regina d'Olanda, e da là fa uno stranissimo viaggio su una nave che aveva delle pecore a bordo, era una nave che trasportava pecore, e arriva finalmente in Inghilterra, dove poi trova per tre anni di esilio in Inghilterra, e un esilio che poi dopo lo riporta, appunto, quando incontra Bismarck, è già tornato. Però è tornato e rimane la sua dimora di campagna. A Vienna ci arriva proprio alla fine, perché comunque è un uomo ingombrante. Però insomma, il potere di Metternich è finito. Ma la rivoluzione non finisce a Vienna, anzi è infiammata dal successo ottenuto. E quindi io riprendo questa espressione che è interessante per tanti di questi pezzi del 48 europeo. E cioè che non è vero che le rivoluzioni nascono dal vuoto di potere, ma è possibile che sia il vuoto di potere che generi le rivoluzioni, cioè che apre lo spazio. Questa cosa, secondo me, anche per alcune fasi della rivoluzione francese, potrebbe essere interessante. Che non significa che uno riesce sempre a resistere ad oltranza, significa che un potere, finché c'è, è più, come dire, difficilmente scalzabile che se invece decide di farsi da parte da solo. Si apre così il 48 europeo, e si apre naturalmente con l'Italia. Le vicende successive del 48 europeo sono di grande interesse, in parte abbiamo visto quelle tedesche, quelle francesi le accenno appena, ma sono anch'esse, è una restaurazione rivoluzionaria, cioè si fa una repubblica, ma si fa una repubblica in cui il presidente della repubblica diventa Luigi Bonaparte, e ci arriva con il consenso delle masse cattoliche, con il voto dei contadini francesi, e con quello stesso voto nel giro di un anno, e con un colpo di stato del dicembre del 1851 diventa poi l'imperatore dei francesi, che durerà per i 20 anni successivi del cosiddetto secondo impero. La Germania asciugherà la dieta di Franco, il Parlamento di Francoforte, di fronte alle minacce anche di invasione da parte della Russia e della Prussia,
Per l'Austria sarà una storia più complicata, ci sarà una seconda, una prima fase di tranquillizzazione, poi una nuova rivoluzione nel dicembre del 1848, che questa volta nasce in Ungheria, e quella è più complicata perché l'Ungheria dichiaratamente fa quella rivoluzione, non è una rivoluzione, è una rivoluzione, anche lì, è una rivoluzione patriottica. L'eroe nazionale, Lajos Kossuth, che è il grande eroe della rivoluzione del 48. Però dietro, ma non dietro perché lui è un burattino, dentro, diciamo meglio, la rivoluzione ungherese, c'è naturalmente la grande classe magnatizia nobiliare ungherese, la quale non vede l'occasione, vede il momento di approfittare l'occasione di un'Austria così indebolita per separare le due corone e restituirsi al regno di Ungheria. Allora, quella storia che cos'è? È la storia del patriottismo ungherese liberale di Kossuth, è la storia di un ritorno indietro rispetto alla formazione di un impero post-medievale, quale certamente l'impero asburgico. Soprattutto finisce quella rivoluzione con la repressione della rivoluzione ungherese da parte della Russia di Nicola II. E questo è molto importante. Sono anche molto belle le lettere che lui scrive a Metternich, Nicola, cioè io questo l'ho fatto perché ricordo il vecchio imperatore, poi ricordo lei, dobbiamo ristabilire l'ordine in Europa, e quindi proprio persone che pensano all'ordine in Europa in questi termini. E quando l'Austria, 4 anni dopo, si scorda completamente di quello che i russi avevano fatto per loro, mandando le truppe in Ungheria, perché l'Austria non aveva la forza di reprimere la rivoluzione ungherese del 49, ma i russi sì, si scorda questo e si schiera con l'Inghilterra e la Francia nella guerra di Crimea contro la Russia, facendo perdere la guerra di Crimea alla Russia, lì la Russia si ferma. E grazie all'arresto della Russia nella guerra di Crimea, frutto a sua volta dell'ingeneroso comportamento, e Metternich lo dice ai suoi allievi che erano diventati tutti diplomatici ma non avevano le stesse qualità del loro maestro, che stavano sbagliando della grossa e che l'Austria non poteva schierarsi contro la Russia per quello che le doveva 5 anni prima, la Russia si ferma, perde quella guerra, si allontana dall'Austria, e quando l'Austria le chiederà disperatamente di aiutarla nella guerra d'indipendenza italiana, cioè nella guerra contro la Francia in Piemonte, la Russia non ci sarà. E la Russia non ci sarà nemmeno, questo i neoborbonici ogni tanto lo dovrebbero ricordare, perché la Russia era stata una grande alleata del regno Borbone, ma nel momento in cui si fa l'unificazione italiana, si fa partendo dalla Sicilia a causa garibaldita, la Russia scompare in quel momento all'orizzonte, perché ormai la Russia ha giocato una carta anti-austriaca dichiarata, che nasce appunto dalla rottura che si produce nella repressione ungherese del 1849 e invece nella ingeneroso schieramento dell'Austria con l'Inghilterra e la Francia nella guerra di Crimea. L'Italia. Un attimo di fiato e arriviamo a noi. In Italia erano stati molto importanti gli anni 40. Erano stati importanti gli anni 40, che in genere vengono passati un po' velocemente nella storiografia risorgimentale, non solo per quell'ultimo pezzo degli anni 40, che è il più celebre di tutti, perché è quello nel quale viene eletto Pio IX. Pio IX sembra un papa liberale, poi si capirà subito che di liberale poteva forse essere patriottico, ma l'unica cosa che sicuramente non era Pio IX non era liberale, come il Vaticano I dimostrerà chiaramente. Però, insomma, aveva detto 2 o 3 frasi che interpretate in una certa maniera, dette in un'altra, insomma, si potevano lasciare immaginare, aveva dato poi delle amnistie, insomma, l'inizio del suo pontificato aveva aperto molte speranze, ma non è quella la cosa importante agli anni 40. Quello che è importante negli anni 40 è che emerge con totale consapevolezza, con assai forte consapevolezza, un dato, una riflessione che era frutto insieme della lezione del 1820-21 e della lezione del 1830-31, e che io, con i quali ho concluso il mio incontro appunto
su quel periodo, che è la percezione che c'è in tutto il mondo liberale italiano, che aveva lottato per le costituzioni in un quadro nazionale, la Costituzione napoletana e la Costituzione del Regno di Napoli, la Costituzione di cui si parla per Torino e la Costituzione piemontese, non si parla dell'Italia, si parla di una costituzionalizzazione, di una liberalizzazione politica, in parte anche economica, dei vari stati della penisola in ordine sufficientemente sparso. Questa cosa era apparsa impossibile perché Metternich, che aveva 20 anni di meno in quel momento, aveva energicamente represso, lì come altrove in Europa, qualsiasi ipotesi di costituzionalizzazione, e l'Austria era intervenuta con forza, mostrando quanto peso avesse nel panorama della penisola e ponendo quindi la questione austriaca, che era una questione a cui non si pensava molto nel 2021, perché poi anche la Francia non era ancora diventata la Francia di Luigi Filippo, di cui si comincia a pensare in una maniera più evidente, ed è Mazzini per primo ovviamente, negli anni 30, e di cui si parla molto proprio negli anni 40, cioè il problema dell'Austria in Italia. Tutti gli altri sono stati sufficientemente autonomi della penisola. Però nella penisola c'è un'altra potenza che non è una potenza italiana, che governa, ed è peraltro tutt'altro che trascurabile, perché è l'impero asburgico, e governa un pezzo tutt'altro che trascurabile della penisola, che è la Lombardia più il Veneto. Questo fa sì che tutte le questioni che riguardano la modernizzazione del paese, quella economica, quella politica, quella sociale, dovrebbero contrattare con uno Stato straniero, a meno che non si immaginasse che quello Stato straniero poi si unifichi lui l'intera penisola, ma questo naturalmente lo diciamo per gusto così scenografico, quindi in una condizione molto diversa dal mondo tedesco, perché anche il mondo tedesco deve discutere che cosa fare con la Prussia, però la Prussia è un pezzo del mondo tedesco, non è un'altra potenza nel mondo tedesco. Quindi se lasciare alla Prussia un margine più o meno grande di egemonia nei processi di omologazione, non voglio ancora dire nemmeno di unificazione territoriale dello spazio tedesco, ha una tonalità totalmente diversa da quello che cominciano gli italiani a capire negli anni 30 e soprattutto negli anni 40, e cioè: ma noi come ci modernizzeremo mai se dobbiamo ogni volta tenere presente l'Austria? Come possiamo fare un'unione doganale tra stati italiani se la parte più produttiva di questi stati italiani non sono italiani ma sono asburgici? Cioè l'Austria emerge come il problema italiano. Non siamo ancora all'unità, non siamo ancora nulla. È la percezione negli anni 40 che l'Austria è un problema peculiare, specifico della condizione della modernizzazione italiana, che la rende diversa, come sono diverse tutte tra di loro, ma insomma è la specificità della via alla modernizzazione italiana, la via italiana alla modernizzazione. La Francia avrà i suoi problemi, la Germania c'è i suoi, l'abbiamo detto, l'Austria c'è i suoi, si chiameranno l'Ungheria, noi abbiamo il problema che una parte rilevante e sicuramente in forte sviluppo economico della penisola italiana è occupata da uno Stato, da una sovranità che non appartiene all'Italia, allo spazio politico italiano. Che fare? Ed è da qui che nascono infatti tutti quei progetti che tutti i manuali italiani hanno sempre ricordato. Allora facciamo una trattativa, Balbo, le speranze d'Italia, facciamo una trattativa, spostiamo l'Austria verso i Balcani, interessiamo da lì e vedrete che mentre si occupa dei Balcani ci lascia la Lombardia e il Veneto, ovviamente tutto tempo perduto, perché insomma, la Lombardia e il Veneto ancora oggi, sapete, sono gemme dell'Europa. La Lombardia rappresenta una delle regioni quasi come la Baviera in termini di ricchezza del patrimonio europeo, e allora
non era quello, ma certamente era un pezzo importante. I Balcani, per quanto strategicamente appetitosi, ma sono posti miseri, non si vede perché l'Austria avrebbe dovuto abbandonare la Lombardia per oppure l'altro più o meno fantasioso tema, che è quello: allora facciamo, Gioberti, facciamo una federazione degli stati italiani della penisola, una, mettiamo a presiedere questa federazione il Papa. A quel punto l'Austria può anche entrare dentro la federazione, perché il Papa è così più importante che in qualche modo l'Austria dovrà stare a quello che il Papa dice. Non è tanto importante questo, ognuna di queste soluzioni il tempo già allora apparvero, no, non, insomma, non è che non apparvero praticabili. La fortuna di Pio IX fu molta nel 46, 47, 48 e 49, però poi si dissolse dopo il fracasso del 48-49. Però erano, come dire, esercitazioni di cui la cui importanza stava nel tema su cui si esercitavano, più che nelle soluzioni che davano. Cioè ci si cominciava a porre il problema di che cosa fare con l'Austria. Ci sono i congressi degli scienziati degli anni 40 che danno l'idea di questa comunità ormai italiana intellettuale che comincia a formarsi. Le sollecitazioni all'unione doganale sono fortissime, il modello tedesco assume una forza. Perché? Perché il Piemonte, la Lombardia sono vicine, hanno la pianura padana che le collega, gli stati pontifici dell'Emilia-Romagna, è tutto un mondo, appunto come quando poi nasce il mercato unico europeo. Alla fine è talmente più vantaggioso avere dei mercati più vasti, più aperti. Sono processi di modernizzazione che la penisola chiede e che vengono ostacolati. Il problema dell'Austria è importante perché si porta dietro il problema dell'opposizione militare all'Austria. Per cui il mondo liberale italiano, nel momento in cui riesce a fare come aveva già fatto Mazzini, perché Mazzini è stato il primo a porre il problema della indipendenza. Io all'inizio di queste lezioni vi ho detto ci sono tre parole chiave: una è costituzione, cioè modernità, l'altra è indipendenza e poi è unità. Il processo risorgimentale italiano cammina dall'una verso l'altra, poi alla fine le troviamo tutte insieme e pensiamo che siano sempre state tutte insieme. No, all'inizio c'è solo un problema di modernizzazione politica, costituzionalizzare politicamente il paese. Negli anni 30-40 comincia ad esserci un problema di indipendenza. Il primo che lo capisce è Mazzini. E Mazzini però affida questa indipendenza alla rivoluzione di popolo. Solo che la rivoluzione di popolo negli anni 30 lui prova a farla e non si riesce a fare. Prova negli anni 40 i Fratelli Bandiera e non si riesce a fare. E allora nel momento in cui dello stesso tema, cioè del tema della indipendenza, cominciano a impadronirsi anche le classi liberali moderate italiane, questo appare più attraente. Per questo hanno grande fortuna Balbo, Gioberti, perché cominciano a parlare il linguaggio che si deve parlare e che il mondo liberale moderato fino agli anni 30 non aveva parlato, perché aveva parlato solo di costituzioni a casa propria. Il re di Napoli, il re di Sardegna, il granduca di Toscana modernizzino. La Toscana per esempio conosce anche periodi di sufficiente libertà delle idee, ma è una storia che riguarda il mondo toscano. Vive gli anni 20 e gli anni 30 particolarmente felici la Toscana, ma non ha nessuna ambizione di fare altro che vivere felicemente di un sovrano meno repressivo di altri. O noi che ci infiammiamo delle prime aperture vagamente riformatrici del Ferdinando II degli anni 30. Poi via via si capisce che tutta questa cosa non è il mondo moderato, liberale, che aveva immaginato di avere come proprio interlocutore il sovrano, capisce che la questione si deve spostare verso l'indipendenza e che bisogna convincere i propri sovrani a lottare non solo per la costituzionalizzazione politica dei propri, quindi la liberalizzazione politica dei propri stati, ma anche per un'alleanza tra stati italiani che militarmente a questo punto sia in grado di risolvere il problema della indipendenza. Tutto questo è già maturo quando scoppia il 48 in Italia. E quando quindi
si trova Carlo Alberto che appena dato lo statuto dice io vado a fare la guerra contro l'Austria per prendermi la Lombardia, tant'è vero che tutti gli altri sovrani si devono alleare con lui e sembra quasi realizzarsi il disegno del moderatismo italiano degli anni 40. I sovrani italiani si legano tra di loro e insieme impongono all'Austria quantomeno di arretrare dalla Lombardia, vedremo poi il Veneto, di arretrare sfruttando anche, no, questo delle alleanze in realtà non ci sta, sfruttando il tempo, la condizione esplosiva. Nel marzo del 48 l'impero asburgico è in difficoltà, ho raccontato la giornata di Metternich, la Germania ha i suoi problemi, la Francia, in questa impasse del mondo internazionale sembra possibile che a questo punto si realizzi questo disegno che è nato nel decennio 40. E ci si è quasi. Carlo Alberto arriva a Milano, Milano insorge prima per far vedere che i Lombardi non erano conquistati dai piemontesi e vedono Carlo Alberto già come uno che non si sa se sta portando veramente la libertà ai milanesi o li sta cercando solo di annettere a un Piemonte assai più arretrato all'epoca della Lombardia. Ferdinando II, che ha già dato la Costituzione, a questo punto dice vabbè e porta le truppe napoletane verso il centro-nord dell'Italia. Il Papa si ferma perché dice io sono un Papa, non posso. Il Granduca di Toscana fa lo stesso, Curtatone e Montanara, le università. Insomma, per un attimo sembra che il disegno si sia compiuto. Tutti questi nostri stati nel 48, nella primavera del 48 danno costituzioni più o meno aperte, più o meno largheggianti di diritti, organizzano truppe più o meno numerose, anche perché non vogliono che Carlo Alberto si prenda tutto il merito del risultato, l'Europa è in pezzi, quindi si deve immaginare che nulla succeda. E parte la prima guerra che si chiama infatti di indipendenza, il cui obiettivo è ancora impreciso. È facile capire che è impreciso. Mettiamo conto che avessero vinto, che Italia sarebbe stata? Se nel 48 avesse vinto, i quattro sovrani avessero vinto la prima guerra di indipendenza e avessero ottenuto la Lombardia 10 anni prima, che avrebbero fatto tra di loro? Una federazione di stati? Si sarebbero cominciati a dare delle legnate l'uno con l'altro, avrebbe vinto un altro invece che il Piemonte, non lo sappiamo. Sappiamo che questo è il processo, che tende ad un obiettivo che è quello della indipendenza dall'Austria, ridurre il peso dell'Austria dentro la storia italiana di quegli anni, per consentire uno sviluppo delle forze economiche, delle forze politiche, delle forze sociali. Mazzini non ci crede, però è anche vero che di fronte a uno slancio di questo genere deve fermarsi, il mondo democratico sta a guardare, non è la soluzione, noi avremmo voluto fare una grande rivoluzione di popolo che avrebbe obbligato, come ha fatto in fondo Milano con le 5 giornate e che avrebbe, come fa Venezia poi però dopo. In realtà il contesto internazionale vira in una certa maniera per cui l'Austria alla metà del 48 prende un po' fiato. Poi ritorna nei guai alla fine del 48 per via dell'insurrezione ungherese, ma nel 48 prende un po' fiato, la soluzione Metternich è andato via, la soluzione si tranquillizza all'interno, insomma riesce a riprendere l'iniziativa militare e a riconquistare quello che aveva perso e noi tutte le volte che battiamo le mani il primo dell'anno all'ultimo pezzo del Musikverein di Vienna, Capodanno, che si chiama infatti la Marcia di Radetzky, ricordiamo la musica che accompagnò Radetzky nel suo ritorno a Milano dopo la riconquista della città. Quindi battiamo le mani allegramente al ritorno di Radetzky a Milano. Vabbè, ma va bene, insomma, poi la musica è trascinante, sarebbe difficile non battere le mani. A quel punto lo scompiglio è grande, il Papa è quello che si mette più paura degli altri, il Granduca è che è pure parente degli Asburgo, Ferdinando II, che certo, insomma,
la compagine che nei primi mesi aveva costruito le vittorie di Goito, di Monzambano, queste piccole prime glorie militari dell'Italia che si vorrà unita, va in frantumi. Va in frantumi creando una seconda puntata che è più 49 che 48, allora a questo punto Mazzini ha la possibilità, vedete, non c'era da fidarsi dei sovrani, bisognava fare una rivoluzione di popolo, non una guerra di sovrani. E ci sono le tre grandi esperienze repubblicane, che sono quella appunto romana, forse la più bella, la più importante, quella toscana, la più forte dal punto di vista del repubblicanesimo probabilmente, e quella veneziana, la più poetica, perché c'è la resistenza fino all'ultimo, sul ponte sventola bandiera bianca. E qui le questioni sono varie, la Repubblica Romana verrà addirittura sgominata dalle truppe francesi della Repubblica Francese, che corre in soccorso del Pontefice. 48 è bello perché è un 48, sennò quella napoletana ha la storia che ha il 48 napoletano, straordinaria, bellissima, controversa. Fiumi e libri per vedere se siamo stati troppo moderati, se siamo stati troppo eccessivi, se per caso se il re, insomma, fiumi di parole che non è che sono molto importanti per capire anche il dopo, ma essenzialmente non toccano la sostanza. Il quadro internazionale cambia e i sovrani si sentono di nuovo sicuri a casa loro. Devo dire che questo non significa che loro non ci avessero provato veramente, perché sennò sembrerebbe che era tutta una finta. Si giocano una carta, però poi quando questa carta è plausibilmente inarrivabile, ritornano indietro. Il problema è il ritorno indietro, e mi spiegherò un attimo, così poi arrivo anche a una parziale conclusione e vi ascolterei volentieri per qualche domanda. La disfatta militare è una disfatta militare. Se il nemico è più forte, tu perdi. Potevi anche avere le migliori ragioni, ma quell'esercito non resse. Esercito composto di varie e diverse, come dire, apporti, anche non esattamente, non ne avevi un grande generale, perché il generale che perde a Novara è disastroso. Ma insomma, tutte cose che si rimedieranno, è importante saperle perché si rimediano. Cioè, c'è un tema, per così dire, politico-militare della sconfitta del 48-49 che non va trascurato, perché la ripresa della riflessione degli anni 50 sarà, la prossima volta che ci proviamo, non possiamo farla in una maniera così imprecisa come è stata fatta. Cavour è questo. Cavour è uno che prende la lezione del 48-49 e dice: no, prima di arrivare un'altra volta allo scontro con quello che comunque rimane una delle grandissime potenze europee, piena di collegamenti internazionali, per cui nessuno si muove contro di lei, lo abbiamo visto nel 48-49, non appena è stata un po' più libera, e la Russia non l'attaccava, la Francia non si muoveva, l'Inghilterra meno che meno, e l'Austria, come aveva fatto in tanti altri casi, è ritornata puntualmente a governare nella penisola italiana, sconfiggendo militarmente quell'esercito più o meno robusto, più o meno raccogliticcio, che gli stati italiani avevano messo insieme. E questo è importante. Come dire, l'esito politico-militare del 48-49 è la base di come Cavour costruisce il cosiddetto decennio di preparazione e le condizioni politico-militari per poter provarci un'altra volta e possibilmente riuscirci. E di questo parleremo a maggio. Poi c'è la dimostrazione della vitalità, certamente, dei tessuti democratici del Risorgimento italiano. Le tre sconfitte, diverse tra di loro, la Repubblica Veneziana e anche è un pezzo del ritorno militare della Francia, dell'Austria. Quella toscana si dissolve praticamente da sé,
e quella romana, come dicevo, è il frutto di un intervento francese, quindi anche questo è importante, cioè la riflessione di Cavour sarà anche una riflessione su questa roba, cioè la Francia non è detto che stia necessariamente dalla nostra parte, meno che mai da una parte repubblicana, però quel repubblicanesimo aveva nutrito la Costituzione romana molto bella della Repubblica Romana del 9 febbraio del 49, ma ha mostrato una sua vitalità. Un patriottismo di matrice repubblicana esiste in Italia nel 48-49, esiste anche dentro la repressione del 15 maggio napoletana, che è molto controversa, ma c'è. Tutto questo è un pezzo della nostra storia che quando poi l'andiamo a fare a maggio la vediamo reincrociare. E quindi avremo la guerra regia e la guerra di popolo. Garibaldi, Mazzini, Cavour, tutti insieme nei francobolli celebrativi, insieme a Vittorio Emanuele, ma tutti diversi quando li andiamo a vedere nell'azione dell'ultimo segmento. Adesso abbiamo le premesse. Cioè, è vero che il 48 è il grande momento della guerra regia, il momento in cui i moderati italiani scoprono la parola d'ordine indipendenza e i sovrani stessi ci fanno la guerra, però è anche vero che dentro la sconfitta c'è anche il risorgimento, cioè l'evidenza che il mazzinianesimo o le varie forme di repubblicanesimo che ci sono democratico in Italia sono forza viva e determinante del processo patriottico ed hanno una vocazione unitaria chiarissima sin dall'inizio. Cioè, se voi volete immaginare di voler stabilire il filo rosso della parola unità, dagli anni 30 al 1859 la trovate dentro il repubblicanesimo italiano, non la troverete mai nel moderatismo italiano, né napoletano, né piemontese, né toscano, né da nessun'altra parte. Indipendenza sì, unità no. L'unità è un'altra questione per il moderatismo e la scoprirà attraverso la tessitura cavurriana. Terzo e conclusivo punto. Come dicevo prima, il ritorno indietro. È vero che la sconfitta politico-militare era stata sonora. E resa più sonora poi da quel gesto solitario, ma tuttavia di grande, grande importanza, che è la ripresa della guerra solo del Piemonte Sabaudo con Carlo Alberto e la sconfitta di Novara. Perché la guerra non si ferma alla prima sconfitta, quella della primavera, ha una ripresa nell'estate quando Carlo Alberto decide comunque di riaprire l'offensiva provando a ritornare in Lombardia e appunto sconfitto a Novara e costretto immediatamente alla successione al trono al giovane Vittorio Emanuele II. Dentro questa sconfitta politico-militare non c'è necessariamente nei singoli stati il ritorno indietro rispetto ai punti politici raggiunti, cioè le costituzioni e i parlamenti e i diritti delle costituzioni. Tant'è vero che se la sconfitta militare prende tutti, non prende tutti il ritorno indietro. Il Piemonte, dopo la battaglia di Novara, con Vittorio Emanuele II, mantiene la Costituzione, lo Statuto, mantiene aperto il Parlamento e a quel punto determina un viraggio della questione italiana su cui è sempre bene. Non determina tutte le condizioni. Non vorrei essere equivocato. Non sto dicendo che nel momento in cui, come mi capita spesso di dire, se guardiamo l'Italia del 1849, c'è un solo Stato che ha una Costituzione, c'è un solo Stato che ha un Parlamento, c'è un solo Stato che ha una sufficiente forma di espressione del diritto di tutela del diritto di associazione e del diritto di stampa e di espressione. E questa, ahimè, non è Napoli, ma è Torino. Però questo non significa che tutti i giochi siano fatti, né che questo ha stabilito una primogenitura così esclusiva da doversi ritrovare 10-11 anni dopo nelle condizioni in cui si realizza storicamente l'unità italiana. Però rappresenta una cosa, perché a questo punto
è evidente che l'Italia non è più, come prima del 48, tutto uguale. Prima del 48 gli stati italiani, anzi si può dire che il nostro aveva concesso per primo la Costituzione, poi dopo il 48 non si può più dire nulla. La Toscana dei Lorena era un posto di ampie libertà culturali, c'era stato il gabinetto di SE, gli scrittori, gli stranieri. Si possono dire tante cose, Roma era in fondo un mondo pontificio sempre accomodante se non esagerato. Talvolta proprio il mondo sabaudo rappresentava la parte più gretta, persino la Lombardia austriaca è un mondo comunque vitale, ricco di idee, di attività editoriali, chiaramente italiane, non patriote, ma italiane. E il 48-49 pone un distinguo fondamentale. Diciamo che dei tre termini del processo, modernizzazione politica, cioè costituzioni, indipendenza e unità, il primo si è finalmente compiuto in Italia. Per la prima volta ormai esiste un governo costituzionale, simile a quello francese, simile a quello inglese, simile a quello che si era sempre sperato, e questo governo sta a Torino. Ed è l'unico. Ed è il risultato probabilmente più significativo di tutto quello che è accaduto, delle tre cose che sono accadute. Una sconfitta politico-militare che pone il problema della indipendenza in termini specifici su cui bisogna riflettere e organizzarsi. Una vitalità del mondo democratico repubblicano che comunque, per quanto sconfitto, per quanto talvolta impreciso nelle sue forme di organizzazione e di pratica politica, comunque diventa un filo rosso della società italiana, e lo si può dire ancora per oggi. E terzo, la divisione, diciamo la variazione della topografia politica italiana per effetto del fatto che c'è uno Stato che ha assunto una posizione diversa dagli altri e ha dato compimento ad aspirazioni di costituzioni liberali che almeno da 40 anni in Italia si provava ad ottenere nei singoli Stati. Uno Stato non solo l'ha data, ma l'ha mantenuto. Così noi ci fermiamo. Così io vi ascolto per qualche domanda e così poi lo riprendiamo sull'ultimo tema, cioè quello del quinto, come si arriva poi alla unità territoriale sotto il re di Savoia. Dunque, tema impervio, lezione densa ed estesa non si poteva meglio pensare. Domande immediate, altrimenti qualche riflessione su questa bella lezione. Anzitutto è importante questo: non si può parlare del 48 per segmenti. È inevitabile che gli eventi siano collegati gli uni agli altri. È uno dei momenti della storia d'Europa probabilmente nei quali i singoli avvenimenti sono inestricabili rispetto agli altri, e dove le cose si rimandano, no? C'è anche un effetto, come dire, un effetto tam-tam, un effetto eco. Quello che sta succedendo in una capitale ha un eco in un altro luogo, quindi non avvengono, appunto, non sono tante mine che esplodono separatamente, è come se ci fosse un grande filo che unisce queste mine che esplodono tutte insieme. Non voglio allargare naturalmente il discorso, però una delle domande che si pongono sempre, ma un paese che è stato tra i protagonisti della storia europea, com'è che si trova fuori? Sto pensando alla Spagna, a Madrid. Come che si trova, ma si trova fuori da questo, dal concerto europeo, ma non solo, ma la Spagna si ritroverà fuori nei conflitti mondiali, avrà una tragedia immane, però tutta privata, la guerra civile della fine degli anni 30, ma già da adesso Madrid è un altro discorso.
È un discorso che non comincia proprio. E quindi è come se nella storia d'Europa uno dei grandi protagonisti dell'Europa moderna si sia tirato fuori, ma già da decenni, già dalla fine, dalla seconda metà del Settecento probabilmente. E l'Europa si sposta invece sempre più a est, nel senso che l'Ungheria e la Russia, e la Russia non è più quel orso isolato e diciamo così, senza collegamenti, non solo diciamo politici ma anche culturali, ma entra a far parte della storia europea diciamo in prima persona. Ma già quando tu l'accennavi prima, il fatto che la Russia proteggeva il regno delle due Sicilie, no? E quindi la presenza russa, e naturalmente i suoi interessi nel Mediterraneo, interessi naturalmente antitetici a quelli dell'Impero Ottomano, cominciano a premere. Quindi ci troviamo a parlare della storia d'Europa su un asse insomma, più spostato ad est, fermo restando che Parigi rimane la grande capitale di tutto questo. Un altro diciamo, luogo estraneo a tutto questo è Londra, dove ovviamente i problemi sono molto più avanzati. Hai fatto bene a ricordare prima Marx. Io ho visto con grande piacere il film sul giovane Marx, devo dire, che io raccomando, perché tra l'altro fa capire qual è la cultura del 48, la cultura dominante, il socialismo umanitario, le leghe, le più vaghe possibili, con scarsissime analisi, ma soprattutto scarsissime analisi storiche alle spalle. Quello che Marx ha in più è la capacità di cogliere la storia del suo e del tempo passato, soprattutto del suo. Quindi diciamo è una che Marx colga tutto questo mi sembra assolutamente decisivo. Ecco, Londra ovviamente è un altro discorso, ma probabilmente perché l'estraneità dell'Inghilterra a questi problemi, a queste problematiche, già da allora è decisa. Tu ricordavi nelle scorse lezioni alla prima grande guerra di globalizzazione, alla guerra dei sette anni 756-763, che già comincia a far pensare che l'Inghilterra pensa in grande e pensa altrove, no? Più che alle vicende europee. Ecco, questi due momenti diciamo estranei alla storia del 48 come lo hai visto fino adesso. Grazie davvero Arturo, perché sono cose che mancavano alla mia esposizione e invece sono molto importanti, e soprattutto tu nel porre la domanda in qualche modo hai già delineato la risposta, le risposte, e mi aiutano, mi fanno pensare, è utile, voglio dire, scoprire pezzi che questa traslazione a Oriente, questa è molto, questa osservazione tua è molto importante. In fondo, almeno fino al 1820-21, la Spagna, tu dicevi più indietro, certo, la decadenza spagnola, talvolta si esagera anche un po' troppo, ma insomma, il paese è ancora un paese importante che in qualche modo regge e resiste persino alla disgregazione dell'impero coloniale spagnolo, che è totale, dobbiamo dire, perché bisogna dire che va proprio, finisce tutto, rimane solo Cuba, come sappiamo, insomma, quindi nel giro di una ventina d'anni l'America spagnola non è più spagnola e diventa America. Per questo mi interessa questa cosa, cioè in qualche modo la prima metà dell'Ottocento, non siamo ancora a Suez, ma poi arriva a Suez, è una traslazione da Occidente verso Oriente. La questione d'Oriente domina. Perché? Perché la Russia ha vinto la guerra, a parte tutto quello che ha già fatto nel 700 Caterina, ma ha vinto la guerra Napoleone, la vera vincitrice della guerra, cioè in termini militari è stata la Russia, in termini diplomatici sarà stata l'Austria, in termini politici l'Inghilterra, ma insomma come è successo nella seconda guerra mondiale, chi ci mette i morti in battaglia soltanto è la Russia, come sempre.
E quindi la Russia ha un peso nell'Europa della prima metà dell'Ottocento enorme. Tant'è vero che quando scoppia la rivoluzione in Polonia nessuno poi dice nulla, nessuno osa toccare la questione polacca nel 1830-31, naturalmente anche con quella brutalità nella espressione l'ordine regna a Varsavia. Questo spostamento, che poi vuol dire la fragilità dell'impero ottomano, la Russia, cioè il teatro del Mediterraneo orientale ritorna a diventare un teatro importante. Ripeto, non c'è ancora Suez, ma già si capisce che in fondo, per dirla in una maniera un po' rapida, si sta tornando da dove non si sarebbe mai voluto partire, cioè a guardare al mondo asiatico, al rapporto con l'Europa dell'Asia, attraverso la via di Levante, non attraverso la via di Ponente, che è una via dovuta alla necessità storica della fine del Quattrocento, che però non c'è più. Cioè tutte le, qui abbiamo, parlo sotto l'autorità della professoressa De Liguori, tutta la questione del Mar Nero non è che è una questione episodica. Il Mar Nero significa la possibilità di controllare lo sbocco sul Mediterraneo, e quindi gli stretti, di che cosa? Dei commerci che si fanno attraverso l'Asia centrale, che erano quelle stazioni, per così dire, che erano notissime nel Medioevo europeo e assai note ancora fino a tutta la presenza veneziana, e che poi si erano isterilite, ma che ritornano prepotentemente, e a cui questa volta c'è un protagonista nuovo, la Russia, che è molto interessata perché si è posizionata con l'espansione di Caterina proprio da quelle parti. La guerra in Crimea è una guerra fondamentale, perché la guerra in Crimea significa, se la Russia, come dire, governa da sola quello spazio, che non è più solo perché è uno spazio mondo. Non si tratta solo di decidere chi può girare intorno con la sua barchetta nel Mar Nero. Se uno gira con la sua barchetta nel Mar Nero, sta in quel momento provando a uscire dai Dardanelli ed entrare nel Mediterraneo, o sta provando a imbarcare merci che arrivano via terra dall'Asia centrale, dall'India. E questo spostamento in qualche modo sterilizza la Spagna, e questo è probabilmente il doppio movimento, che però è lo stesso detto in due maniere diverse, della fine dell'Europa in America. Perché l'Europa finisce in America non solo e non tanto con la guerra d'indipendenza americana, ma quando crolla l'America agli americani, che è Monroe nel 1812, rimane sempre più perché gli stessi latinoamericani cominciano a costruirsi come americani. Questo è un tema che in questo momento mi appassiona molto e su cui sto lavorando. Cioè quella è roba nostra, gli americani se la devono vedere tra di loro, gli europei non c'entrano più. Naturalmente questo lascia la Spagna in una posizione decentrata, è un po' come era successo all'Italia del Quattrocento, era il centro del mondo, il Mediterraneo si spacca e l'Italia, da che era il centro, rimane al confine, alla periferia. Agli inizi dell'Ottocento l'Atlantico diventa un'altra cosa, e a governarlo c'è l'Inghilterra, ci saranno gli Stati Uniti, ma insomma non c'è più la Spagna, e la Spagna, da che era il centro del Mediterraneo del moderno, cioè l'Atlantico, si ritrova alla periferia di quello che sta diventando il nuovo centro degli interessi, che poi è uno vecchio perché è il Levante Mediterraneo. Quando poi arriva Suez nel 1869, poi siamo al quadro completo, cioè ormai. Ed è molto interessante quello che tu dici, perché è un movimento che si svolge in pochissimo tempo, 20-30 anni, ma che ha una dimensione epocale strepitosa, perché la Spagna era stata e ripeto ancora, le rivoluzioni in Spagna, quella del 12 e anche quella del 20, attirano interesse, ma è ancora la Spagna. Noi diciamo sempre che la rivoluzione spagnola nasce per la ribellione delle truppe che dovevano essere mandate in America, quindi nasce ancora in un contesto di turbamento dell'impero, che però insomma, in realtà negli anni 20 poi finisce tutto quanto. E questo è il primo pezzo. Il secondo,
è tutto sommato collegato. L'Inghilterra non è nel 48 perché in fondo non si è profilata nessuna particolare minaccia di quella che danno sempre fastidio all'Inghilterra, cioè la creazione di uno spazio egemonico in Europa tale da metterla in difficoltà. Succederà, era successo prima con Napoleone, succederà di lì a poco con la Germania Guglielmina e di lì a poco ancora con la Germania hitleriana. Ma la Francia in questo senso è interessante, perché il Secondo Impero si allinea, poi questo è il problema poi dell'unificazione italiana naturalmente, si allinea all'Inghilterra. Cioè la politica che si era sviluppata dell'Entente Cordiale negli anni della crisi dei Dardanelli del 39-40 e che ha portato al riavvicinamento del 40-41, cui dobbiamo pure il ritorno delle ceneri di Napoleone agli Invalidi, eccetera, tra la Francia e l'Inghilterra, regge nel 48. Gli inglesi sono contentissimi di avere un Bonaparte che il cui proclama è: rovesciamo gli accordi di Vienna, riscriviamo, no, il suo saggio sulle idee napoleoniene. L'idea napoleoniene è riprendere l'Europa, ma questa volta l'Inghilterra non è infastidita, perché la Francia ormai è un second camera, diventano più forme di accordi e disaccordi, certamente nella conquista coloniale in Africa, però le gerarchie sono definite e quindi anche quel mondo iberico ormai è sotto Portogallo da sempre, ma anche la Spagna finisce sotto controllo essenzialmente nelle guerre carliste. L'Inghilterra gioca un ruolo preciso a favore delle posizioni costituzionali e come tali poi le ottiene. Quindi il 48 è colto veramente come un sussulto il cui vantaggio sta solamente nell'affievolimento dell'Austria, nell'indebolirsi del legame tra l'Austria e la Russia, e questo è molto importante, e la Germania è ancora sullo sfondo, quindi non è un elemento di gioco. Poi, e così si vivranno gli anni 50, tant'è vero che, come dicevo prima, la guerra di Crimea ha questa singolarissima alleanza Inghilterra, Francia, Austria contro la Russia, perché il vero nemico dell'Inghilterra in quel momento è la Russia. Sì, non per la registrazione, per... Allora, soffresco che vorremmo combinare il rapporto tra rivoluzione e Costituzione. Quindi la Costituzione come uno strumento di modernizzazione. E effettivamente io penso alla rivoluzione americana, ma anche a quella francese, no? Sono stati appunto uno strumento di modernizzazione, e secondo la lezione dei teorici del costituzionalismo, la Costituzione era non solo quello spazio di bilanciamento dei poteri, potere esecutivo, potere legislativo, ma anche lo spazio di tutela appunto dei diritti dell'uomo. E allora la rivoluzione americana, la rivoluzione francese avevano parlato molto esplicitamente dei diritti innati, dei diritti dell'uomo, dei diritti innati. Allora mi chiedo quali sono i frutti, diciamo, di quella rivoluzione nel periodo del 48, perché sia nella rivoluzione, per esempio, quella spagnola, la Costituzione di Cadice, si perde appunto l'enunciazione dei diritti dell'uomo come diritti fondamentali, come diritti innati, ma si parla di diritti legittimi. Quindi si affievolisce un po' questo aspetto. Allora mi chiede cosa è stato nel 48, cosa rimane nel 48 di quel patrimonio culturale, rivoluzionario, appunto, francese, prima americano. Vedi Arturo, stasera sono messo male, il Mediterraneo è lo scoglio, qui abbiamo adesso la
professoressa Sanzetti, che pone problemi di costituzionalismo sapendo di saperne molto più di me, quindi mi induce così nella trappola della risposta. Sto scherzando, lei è una carissima amica. Le dico allora in una maniera che mi scuserà, in una semplicità quasi sempliciona, quella che è la mia riflessione su queste cose. E mi aiuterà anche lei come mi ha aiutato Arturo. La mia impressione è che quando si parla di costituzioni in questo tempo, ci ho un po' insistito proprio nella lezione sul 2021 perché era quella dove le costituzioni sono un po' all'ordine del giorno, e sono costituzioni fatte e cercate da persone che si preoccupano prima di spiegare che loro non c'entrano niente con la rivoluzione francese e poi chiedono la costituzione. Allora ti colpisce questa cosa, perché sono persone che nel migliore dei casi farebbero i napoleonici, i murattiani nel nostro caso, ma fare i rivoluzionari francesi non ci penserebbero né ora né mai. E tutto il liberalismo però europeo costituzionale, che infatti comincia a guardare sempre più all'Inghilterra e sempre meno alla tradizione rivoluzionaria francese, fa della Costituzione una battaglia che prescinde anche dalla pratica rivoluzionaria. Si possono avere le Costituzioni per accordo. Pensando a questo, mi sembra di vedere questo. Se mi sembra di vedere questo, allora Costituzione probabilmente significa due cose, una un po' più banalotta, l'altra invece forse un po' più importante. Quella banalotta è che significa una carta generale, come dire, una, come la vogliamo chiamare, una guida o istruzioni per l'uso, cioè come si sta insieme. Quali sono le norme generali per stare insieme bene? E bene però significa tante cose ormai, cioè significa appunto liberi di poter fare delle cose, insomma, perché io ho bisogno di imprendere, ho bisogno di commerciare, ho bisogno di credere come... Insomma, tante cose che sembrano scontatissime, ma che ancora negli anni 20 non lo erano. E questa mi sembra la prima considerazione. Non è che la Costituzione viene chiesta solo pensando a dover farne il documento di diritti innati, imprescindibili, universali, inalienabili, eccetera, ma semplicemente un buon libretto delle istruzioni. Ma soprattutto, tant'è vero, ecco, vorrei aggiungere che ci si può stare anche dentro alle carte octroyé, cioè carte concesse che diventano non accettabili. Dentro le carte concesse, questo è stato il senso soprattutto della mia lezione dell'altra volta, dedicata in parte appunto alla Francia degli anni 20, però tu scavi immediatamente, cioè una volta che te l'hanno data ci lavori per allargare il più possibile questo, mi perdoni l'espressione molto volgare, libretto delle istruzioni. E ci lavori in quale direzione? Proprio nella direzione del non octroyé, perché l'altro, e questo non banale pezzo, è che le costituzioni servono per affermare il principio della rappresentanza politica. Allora, io a volte quando parlo con qualche storico delle istituzioni, storico costituzionale, lo sento questa, dice, ma allora dove sono finiti gli immortali principi? Ma le costituzioni non nascono per gli immortali principi, anzi, sono gli immortali principi che semmai si mettono al servizio. Ma nascono perché c'è una comunità, e per questo sono molto più inglesi, che vuole governare, vuole avere la possibilità di esercitare in autonomia rispetto ad altri, in una forma naturalmente con regole più o meno precise, e l'Italia in alcuni casi poi sempre più larga, e quindi ha bisogno che dentro quel manuale delle istruzioni, scritto o non scritto che sia, ci sia un principio molto semplice. Per questo la Costituzione è, con l'accento, il Parlamento. Non è semplicemente una enunciazione, è l'idea che esiste un luogo nel quale la rappresentanza politica, e questo rende le Costituzioni ottocentesche, le battaglie per le Costituzioni ottocentesche, infatti, totalmente diverse dal panorama che talvolta i miei colleghi settecentisti, che non amano le Costituzioni dell'Ottocento perché le loro sarebbero le dichiarazioni degli immortali, ma quelle sono dichiarazioni dei diritti dell'uomo, non a caso che le chiamiamo così, anche in America lo sappiamo bene, una cosa è la dichiarazione di indipendenza
con quello che ne segue, gli enunciati generali, e poi la Costituzione, che ha delle storie completamente diverse, delle pratiche, delle lacerazioni, delle cose completamente diverse. La Costituzione è un libretto delle istruzioni il cui punto fondamentale sta nel riconoscimento che esiste la rappresentanza politica. Io sono un soggetto individuale e posso governare, però siccome non lo posso fare direttamente, delego qualcheduno a farlo per me, poi lo controllo, eccetera. Questo è il nocciolo, a mio giudizio, si immagini come sono stato, quindi proprio protervo e mi sono effettivamente messo proprio così con la testa nella tagliola, è il succo del costituzionalismo ottocentesco. Che tutto sommato ha per me un sapore storico molto più forte. Anche perché tutte quelle dichiarazioni sui diritti universali, ne abbiamo tante anche novecentesche, ahimè, intanto oggi sono la parte più compromessa, perché sono quelle universalità che non ci riconosce più tre quarti del pianeta. Mentre una Costituzione come modo di governare una comunità identificata è una cosa che ci si viene facilmente. Così spero di averle risposto, non so se sono stato proprio bravo. Però lei mi ha riproposto, devo dire, la ringrazio perché mi aiuta, che ogni volta che si va alla Costituzione io penso a questa cosa, ma in realtà i miei interlocutori dicono: ma dove stanno? Si era parlato di un'altra cosa. C'è un bilanciamento dei poteri, però sicuramente l'obiettivo finale è quello di tutelare i diritti dell'uomo. E mi colpiva. Ma non ne sono convinto, mi scusi se la interrompo. Non c'è dubbio. E colpisce il fatto che, per esempio, lo Statuto Albertino, ecco, si rifaccia alle Costituzioni del 30, 14, 1814, 1830, e quindi. Come dire, siamo ancora, ci siamo allontanati, diciamo, da quelle conquiste della rivoluzione americana, o comunque, diciamo, cambiano i tempi e effettivamente il bilanciamento di poteri comporta tutto questo, ecco, che i diritti non siano più considerati innati, ma siano concessi, diciamo, appunto. Sia quando nasce già abbastanza vecchiotto e poi ce lo siamo portati per un secolo intero, quindi è certamente un po' un appesantimento, tant'è vero, ne parlerò la prossima volta, la grande questione della Costituente mazziniana nel 60 a Napoli è questo, cioè noi non possiamo transitare nel nuovo mondo portandoci un arnese che era vecchio già nel 48, perché in fondo non era altro che un misto tra quella... Assolutamente, e la carta, non c'è ombra di dubbio, e tant'è vero che di quelle del 48-49 quella che si ricorda con maggiore piacere è quella romana del 9 febbraio, perché è tutta piena invece di principi forti che non sono proprio di derivazione necessariamente rivoluzionaria francese, perché però fanno parte di quella appunto grande tradizione che è il repubblicanesimo americano, eccetera. Però tutto questo... Intanto non è un passo indietro, è un passo avanti, perché poi anche tutte queste dichiarazioni hanno poi dovuto costituzionalizzarsi, ripeto, anche la stessa dichiarazione di indipendenza americana, poi quando è diventata una Costituzione, perché tu fai i diritti, però dentro la Costituzione americana gli schiavi hanno potuto rimanere tranquillamente fino al 1861 e c'è voluta una guerra, non una riforma costituzionale. Perché la donna non si vede dove sta, naturalmente poi la questione sociale. E allora, ecco, paradossalmente sono molto più vulnerabili questi monumenti del pensiero universale piuttosto che queste cose un po' praticone che sono le Costituzioni, le quali poco alla volta cominciano a dire, ma mi ricordo, guardi, poi mi fermo perché... Ma io ho studiato al Cesare Alfieri, e quindi lì tutta, come lei sa, perché abbiamo cari amici in comune, e c'era un esame di diritto o parlamentare o costituzionale in cui la domanda che veniva fatta con una particolare insidia
era, qual era, a nostro giudizio, la maggiore novità a noi studenti che la Carta Costituzionale del 47-48 aveva portato rispetto allo Statuto Albertino. Allora noi giovanotti, come lei, con questo entusiasmo innato, dicevamo, ma è l'articolo 3, è l'articolo 1, è la sono tutti questi, i primi 12 sicuramente. E invece il professore ci ricordava che era, mi sembra l'articolo 81-87, adesso sbaglio, cioè quello che poi si vede quanti problemi pone ancora oggi nella sua attenzione, e cioè che della responsabilità parlamentare del governo. Lo Statuto Albertino consentì l'arrivo del fascismo in termini statutari, perché era il re che nominava il governo. Perfetto. Ma è molto più importante, ma questo non nasce dai diritti, nasce dai problemi degli equilibri, cioè da questa praticoneria, come la chiamo io, del lavoro sulle carte costituzionali, che a un certo punto scoprono che dentro quelle del 14, del 30 o del 1848, addirittura in pieno Novecento, poteva arrivare al potere costituzionalmente una persona, una dittatura, perché era stata nominata dal re, dopodiché lui si doveva solo garantire l'appoggio delle Camere per l'esercizio concreto delle sue funzioni di governo, ma non per la fiducia, perché la fiducia non esisteva. L'inserimento del termine della fiducia, cioè della parlamentarizzazione dell'esecutivo, è un passo costituzionale rilevantissimo. Aveva ragione quel professore, ma noi naturalmente eravamo entusiasti di immortali principi e non dicevamo questo. E si vede oggi quanto è ancora attuale, perché il ruolo del Presidente della Repubblica è rimasto impreciso su questi punti, ha consentito nella crisi del marzo scorso momenti tra i più strattonanti della nostra vita repubblicana, proprio perché quanto poteva andare il nostro Presidente Mattarella a raccontare che non voleva un ministro? Fosse stato lo Statuto Albertino, non c'era problema. Ecco. 48, non lo so in quale misura lui potesse eccepire sulla composizione di un governo che avesse avuto la fiducia delle Camere. Ma questi non sono gli immortali principi, questa è la praticaccia del costituzionalismo ottocentesco. Penso io, scusatemi, ma ci siamo messi, come vedete, a chiacchierare. Sì, sì, prego. Vuole venire qui? No. Adesso verrò bacchettato invece sul Mediterraneo. Le due signore sono. Io sono convinto che il vero senso delle Costituzioni sta proprio nel stabilire pesi, misure, per esempio le riserve di legge dentro la Costituzione. E da noi abbiamo una quantità di articoli con riserva di legge nella nostra Costituzione repubblicana, il che significa che quella enunciato, pensiamo appunto all'attuazione dei principi di rappresentanza sindacale o diritto di sciopero, su cui si è discusso in altri momenti della nostra vita pubblica, adesso di meno. Ma lì sì, c'era l'affermazione di un principio, dopodiché però una riserva di legge, cioè se non c'era la legge non si poteva, quel principio costituzionale non aveva esecutività. Ma per dire, quindi, come tutte queste architetture sono, come dici tu, strumenti poderosi, sono i veri strumenti poi di che cosa
perché a dire che ci sono i diritti generali, ripeto, gli americani lo hanno detto, dopodiché hanno dovuto fare i conti con una guerra civile. Sì. E tuttora ancora, tuttora, io penso che ci sia una... Ma pensate un po', comincio col 48, finisce a questo, scusate. Una... Allora, oggi c'è una corrente giuridica, se capisco bene, che fa della self-evidence anche un elemento normante. La Corte, per esempio, europea mi sembra che stia lavorando molto su questo, proprio perché non essendo... Non avendo una base di Costituzione scritta e equilibri, eccetera, allora prende il self-evident e lo tramuta in norma. Decide lei che è self-evident, ma più o meno spesso ha ragione, voglio dire, che ha torto, però con un'operazione un po' all'inglese, non a caso, infatti, cioè di Costituzione non scritta, che secondo alcuni miei amici giuristi sta costruendo la vera Costituzione europea. Quando abbiamo fatto una discussione sulle costituzioni, io che continuo a insistere che una costituzione dovrebbe mettere in piedi un... loro mi hanno detto che sono ormai demodé e che non si usa più, che l'Europa non è chiamata a questo. L'Europa sta costruendo la sua costituzione attraverso le sentenze della Corte di Giustizia europea, le quali pezzo per pezzo, sulla base di principi generali, non dell'ordinamento giuridico, ma proprio quelle innati, stabilisce che cosa si può deliberare in materia di matrimoni, in materia di riconoscimento di una minoranza, tutto, e via via, accumulando giudicati di questo genere, costruisce un tessuto che non è più solo giuridico in senso stretto, ma diventa giuridico costituzionale, è chiaro, perché ha poi una validità a quel punto per tutti gli stati della comunità, e quindi noi abbiamo già una Costituzione europea in tante cose, cioè, è vero, non sbaglio nel dire materiale, famosa Costituzione materiale che abbiamo imparato dal libro dai libri immortati. Cioè, alla fine c'è quello che c'è scritto, ma c'è quello che viene più materiale di tutto, perché non c'è quello che c'è scritto, quindi è solo lei, non è nemmeno una contraddizione tra, come immortati, tra il testo scritto e la pratica reale, è proprio la pratica e basta, perché noi il testo scritto non ne abbiamo, e secondo i miei amici non solo non ne potremo mai avere per le ragioni politiche, ma tutto sommato possiamo anche evitare di averlo, perché l'importante è che si costruisca un tessuto, e qui naturalmente i diritti innati, il self-evident, è molto importante, perché ci vuole un consenso generale su alcune cose. Non c'è bisogno di scrivere un diritto della donna. Noi sappiamo che gli esseri umani sono uguali. Se c'è un attacco ad una donna, io lo colpisco severamente, non perché sta scritto nella Costituzione, ma perché quei cinque principi generali lo consentono. Nel momento in cui sentenzio in quella maniera, però stabilisco il diritto positivo del diritto innato, cioè del diritto... è molto interessante. È molto interessante. Non si può però immaginare, ecco, forse questo lo dico da storico, quindi ritorno lì e poi mi fermo. Non si può immaginare però, sulla base di quelle che sono le nostre esperienze oggi e anche l'intrigante, come dire, interesse che si pongono per un'Europa che sicuramente non riesce a fare la Costituzione come l'hanno fatta gli Stati nazionali, cioè che a un certo punto scriviamo, approviamo, non si farà mai una cosa così evidente. Quindi è intrigante questa posizione, ed è chiaro che questa posizione, XXI secolo, finisce con l'andare a trovare più radici nel Settecento che nell'Ottocento, però questo non ci può consentire di immaginare che si poteva andare avanti così, saltando l'Ottocento. Questo, per esempio, il mio amico Enzo Ferrone, ogni volta che lo incontro mi dice questo: ah, quel terribile Ottocento ha fatto le Costituzioni nazionali, noi eravamo già arrivati con Pagano, siamo tornati indietro. No, senza tutta quella parte lì, non lo so, a parte che non si sa come andava a finire, quindi è una storia fiction, ma poi si toglie, come dire, nobiltà al liberalismo europeo, che ha messo carne quello continentale. Un Benjamin Constant non parlava di diritti innati, ma si è dato da fare per le libertà vere, quelle che enormemente, così tanto liberalismo europeo. Non si può immaginare che abbia perso tempo solo per costruire bieche costituzioni nazionali contro
di cui certamente oggi forse non sappiamo più che farcene, questo è vero, questo lei ha ragione. Incontreremo Vincenzo Ferrone qui in istituto, sì, sul 25 aprile. Io nel ringraziare naturalmente il carissimo Luigi Nascimento per questa bellissima lezione, però non rimando immediatamente all'ultima lezione, ma rimando a questo breve ciclo delle prossime settimane, La verità dei vinti, dal 15 al 18 aprile. Quattro lezioni, sì, sempre alle ore 16. Poi la lezione il 15 maggio sarà quella conclusiva di questo ciclo. Quindi non ci perdiamo questa parentesi. Questa è un dominio. Grazie ancora.